Buonasera. Buonasera Presidente Conte. Cosa fa Presidente? Buonasera, sto facendo una buona spremuta. Tanti impegni, tante vitamine. Giuseppe, le fatti i tagli? Giuseppe? I tagli? Sì, certo, li faccio subito. Ma come, ancora non hai fatti i tagli? Ti vuoi dare una mossa che ti la stanno aspettando i tagli? Dai, Giuseppe, dai! Faccio i tagli ai bordi del toast. Ma come il toast? Ma cosa dici? Perché Di Maio non li sopporta, no? Cioè, lei taglia i bordi del toast per Di Maio? Sì, vuole in economica, ma non sopporta i bordi del toast. Scusi, ma lei dovrebbe occuparsi della manovra finanziaria. Tra l'altro l'avete approvata ieri sera. Ieri sera? Sì, certo, c'è stato il Consiglio dei Ministri ieri sera. Ecco cos'erano quei 30 gin tonic che ho preparato. Festeggiavano la manovra adesso. No, ho capito, lei non ha partecipato al Consiglio dei Ministri, smetta di fare i voti. Come no? Ecco. Sono entrato a portare i gin tonic. Ma lei è il Premier, lei non dovrebbe portare le tartine, dovrebbe, per esempio... Telefono accendito. Giuseppe, si taglia allora. Sì, li ho fatti. Come si fa a trattare? Scusi, adesso, Presidente, no, non mi dica che lei fa solo toste e spremute, la prego. No. Ecco. Ho qui una pratica urgente da risolvere. Una pratica urgente. Sì, immagino, si chiama. Angela? Chi è la Merkel? Quasi. Chi sarà Angela? Sono il Premier Conte. Sì. Purtroppo Esoardi non può venire a fare la tinta martedì. Deve prepararsi per la prova del cuore. Ma chi sta chiamando? Grazie Angela, questa me la ricordo, mi hai risolto una granona. Ma chi era? Ma chi ha chiamato? L'estetista? La prendono in giro? Scusi. No, è il clima che ho costruito con i miei collaboratori. Ecco qua. L'ultima versione del decreto di sicurezza. Finalmente deve leggere il decreto. La consultano prima di approvarlo, bello. Sì, non è facile leggerlo così velocemente quando devi fare fronte e retro. Sai, 50 fotocopie. No, le fotocopie no, guarda. Non è facile. Mi si stringe il cuore. Ogni tanto leggo una riga. Però a me piace chiamarlo il governo del cambiamento. Guardi, io sono un lavoratore. Alzo la mattina e testa bassa arrivo a sera. Sì. E poi verso quest'ora prendo un momento per me. Io, come lei sa, sono un grande devoto di Padre Pio. Sì, lo sappiamo, e mi piace a quest'ora parlare con lui. Proprio la foto. Tiro un po' le somme della giornata. La lasciamo a questo suo momento. Ciao Padre Pio, ascolta la preghiera di un tuo devoto che sta cercando di cambiare questo paese. Sì. Giuse, ma che cosa vuoi cambiare tu? Tu non conti una beata ammazzo, figlio mio. Tu sei già miracolato di stare così e godete questi 114.000 euro e non ti lamentare se Casalini prende più di te. Ma forza, che un mestiere suo fare lo sa. Ma allora, Padre Pio, io cos'è che devo fare? Spassionato? Non tagliare i bordi dell'udosto. Perché l'udosto è più buono con i bordi. Se ci tagli i bordi, allora lei è un'ultramezzina. Almeno se quello, Grazie, Padre Pio. Grazie, Padre Pio. Vedrai che mi opporrò. Andrea Salone, Silvano Perfiore Bello. Oggi pomeriggio Di Maio ha anche rincarato la dose. Ok? Dice, TAV, Di Maio, Salvini, ci vuole serietà, non decide solo uno. A me dispiace che scazzino, perché finora era stato un rapporto perfetto, ognuno a turno si portava a casa un pezzo del contratto, una volta uno, una volta l'altro. Questo governo è l'evoluzione del voto di scambio, questo è il governo di scambio. Io ti approvo quota 100, tu mi passi il reddito di cittadinanza, tu mi dai il decreto dignità, io ti voto... Io ti voto la pace fiscale. Cioè, come menage funziona, ragazzi. Hanno trovato il loro equilibrio.
come dicevano i latini, è un dout destra. Solo che adesso, per colpa della TAV, il meccanismo si sta inceppando. Cioè Di Maio continua a fare favore a Salvini, lo salva dal processo, gli vota la legittima difesa. Salvini invece no, ha smesso di ricambiare i regali. Cioè, invece che rinunciare alla TAV, si è messo a fare il maschio alfa. Obiettivamente, come fa a reggere un matrimonio così, dove c'è un maschio alfa e un altro maschio analfa? E poi, perché questo governo, ragazzi, ha un'arma segreta. Lui, Conte, il disinnescatore. Ogni volta che c'è tensione fra Lega e 5 Stelle, chiamano lui per metterci una pezza, no? Era già successo per la legge di bilancio, ma ora con la TAV, cazzo, si è superato. Dopo una settimana di riunioni infuocate, ieri ha fatto una conferenza stampa per chiarire finalmente la linea del governo. Ma d'altra parte, non l'hanno mica scelto per la logica, l'hanno scelto per l'eleganza, per i modi misurati. Anche ieri in conferenza stampa, mentre fuori Salvini e Di Maio si lanciavano le scarpe, lui è riuscito a dire che si vogliono tutti bene e che non stanno litigando. Guardate, guardiamocelo. Intorno al tavolo abbiamo, sì, ieri siamo stati, non abbiamo litigato, quindi, vabbè, è veramente un proficuo confronto, sì, franco, serrato, non stiamo affatto litigando. No. Il clima della discussione ieri era un clima molto sereno, franco, escludo assolutamente che possa nascere da questo confronto, sì, serrato, sì, schietto, franco, dichiarato, sì, possa nascere una crisi di governo. Scusate, chi cazzo è Franco? Io ho capito solo che della TAV se ne sta occupando Franco, che magari è più bravo di Conte, eh? E sarà Franco, vabbè. Però intanto, per il momento, Conte ha preso tempo, perché in questo è bravo, a prendere tempo è bravissimo, ragazzi. Cioè, magari sui contenuti deve lavorarci ancora un po', però sui modi, oh, è un gigante. Perché lui, quando può sfondare il suo, può sfoderare il suo fascino, è dal meglio di sé. Conte è un campione di seduzione e bon ton. Quando va in Europa, si esalta, perché magari arranca sui decreti legge, ma sui flut non lo batte nessuno. Guarda lì. Ora guardate sta foto, dai. Si capisce che la Merkel è presissima, no? Cioè, lui succo d'arancia, lei è già al vino bianco e sta pensando di limonare. Cioè, è evidente. D'altra parte, io la capisco. Tu pensa allo shock ormonale di questa donna nei rapporti che ha con l'Italia. È passata da un premier che le dava della culone, a uno che le fa gli occhi dolci, no? E cosa vi devo dire, ragazzi? Scusa, guardala qua. Quello non è il classico momento in cui l'uomo non deve più aggiungere altro, deve solo aspettare che lei gli allunghi la chiave della stanza. Mi piace veramente tantissimo. Anche tu abbastanza? Quello sguardo. E guardate a Davos come se la lavora coi gin tonic. Vai, fammela vedere. Buone. Ancora due drink e i soldi per la TAV ce li dava lei di tasca sua. Ma non la Germania, no, no, proprio lei, facciamo un bonifico dal suo conto personale. Dai, ragazzi, su, riconosciamolo. Conte come premier è sprecato, lui è un uomo da night, ogni sera una diversa. Ragazzi, guardatelo col primo ministro inglese Theresa May, me lo fai vedere? Guardatelo qui. Qui si stava giocando la Brexit a carambola. Terry, Teresona mia, otto in buche. E voi non uscite più dall'Europa, vado? Io sono ve l'ho messo. Buonasera. Dove l'ho messo? Buonasera. Don't you get me high? Don't you feel my leg?
Say it again. Don't you feel my leg? Cause if you feel my leg, you wanna feel my thigh.